Bella a tutti ragazzi e bentornati nel canale, io sono Brutal e oggi siamo su Clash of Clans per la prima volta nel mio villaggio. Sono TH9 quasi maxato e oggi vi introdurrò brevemente il mio villaggio. Allora, innanzitutto sono TH9 no gemming, tutto quello che vedete è stato fatto senza comprare gemme, assolutamente. Ho soltanto le gemme che mi dà il gioco, naturalmente, prese dagli ostacoli, casse di gemme e soprattutto le sfide che danno veramente, veramente tantissime gemme. Le gemme comunque che mi ha dato il gioco le ho usate soltanto in due occasioni, ovvero sotto Natale per boostare le miniere che erano One Gem Boost. E poi le ho usate appena passato a TH9 per mettere giù contemporaneamente gli archi X, che era una difesa che volevo veramente, veramente tanto. Allora, oggi andremo a fare, dopo questa breve introduzione, un attacco insieme. Vi faccio vedere le truppe che uso. Io attacco con Gu Ji, sia in farm sia in scalata. Mi trovo benissimo con questa strategia. I reali li ho al 23, li devo portare al 30 per passare a TH10. E mi mancano ancora un po' di mura, come potete vedere. Sono le uniche due cose che mi mancano, soltanto reali e mura da finire al 10. Andiamo a vedere subito, vi faccio vedere quante me ne mancano con esattezza. Mi mancano 74 mura da portare dal 9 al livello 10. Dopodiché, una volta maxate anche queste due cose, poi passerò a TH10. Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a cercare subito il primo villo da attaccare. Perfetto ragazzi, abbiamo trovato il villo da attaccare, direi che ci possiamo accontentare. Ok, partiamo subito con i giganti. Naturalmente per questa strategia il peggior nemico sono le aeree, quindi procediamo subito nell'andare a togliere un'aerea prima di lanciare i curatori sui nostri giganti. Ricordatevi che i giganti sono anche la parte fondamentale di questa strategia. Senza giganti non si va da nessuna parte, quindi cerchiamo di tenerli in vita il più possibile. Questo villaggio è inattivo, quindi gli archi X sono anche scarichi, molto molto bene. Lanciamo dentro i reali, visto che non c'è più niente che ce li può distrarre, in questo modo entreranno sicuramente. Ecco qua, e l'attacco sta andando esattamente come volevamo. I giganti purtroppo si sono divisi, ma non è un male. I domatori me li porto generalmente per stanare, ma in questo caso, dato che era un villaggio inattivo, non ce n'è stato alcun bisogno, quindi vedo di non sprecare nero, anche perché devo portare i reali al 30 e quindi cerco di usare meno nero possibile. Ho messo una pozione della cura per aiutare gli ultimi giganti rimasti, in modo tale da non lasciar fare tutto ai reali da soli. Ovviamente il re si fionda a spaccare l'unico pezzo di muro che è al 9, ma non importa, sono dettagli. Ok, i curatori sono sul re, la regina sta aiutando i giganti a pulire tutto. Ci manca quest'ultima miniera e magari riusciamo a fare anche il 100%. Adesso vediamo un po'. Penso che il 100% sia fattibile. Non ci sono più aeree, quindi penso che ci potremmo portare i reali via a piena salute. Ok, perfetto. Furia della regina e furia del re. Un ottimo 100%, molto molto semplice, e torniamo a casa. Torniamo al nostro piccolo villaggio. Ecco qui ragazzi, questo è un piccolo esempio di come uso Gu Ji. Questo era, vi ho mostrato un attacco
fatto come se l'avversario fosse attivo. Infatti ho usato sia tutti i giganti che tutti i curatori e dietro gli arcieri a pulire. Quando trovo gli inattivi con le miniere fuori, generalmente lancio soltanto qualche gigante davanti per difendere gli arcieri e gli arcieri direttamente sulle miniere e basta. Dopodiché arrivo al 30% ed esco per dargli lo scudo. Signori, questo piccolo video di presentazione finisce qua. Se avete qualsiasi domanda potete scrivermi nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. A questo punto vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Bella!